Oh, girati un attimo che guardo, cerca Shivagina, gli faccio una foto. Aspetta, fermo. Ma il cartello qui invece. Sta boh, dopo non sappiamo che. 30 gocce di rosmarino non sono un po' tante, grazie. Vale, giù. All'aspettatore non è mezzo così grande. Dai la voce! Manfra, l'elementare. Si vanta sempre delle sue dimensioni e le nane in convivenza nel furono testimoni. Perché? Non ti ricordi che sei arrivato? Mangia la caramella! Mangia la caramella e zitto! Ehi! Mangia la caramella e zitto! Zitto! Che buono! Mastica! Mangia la caramella! È buona! Mangia sta caramella! Sta dolce e salato! Che problema hai? Vai! L'hai mangiata? Però no, un'altra se la mangi? Dai! No, devi mangiare e masticarla! Mangiala! Zitto! Mettigli un po' di pane in bocca! Faccio avanti! Beh! No, sono buoni! Vai avanti! Dai! Ma non so, parla come una nave! Che bello che va un po' avanti! Ma sta mandando? No! È schifo! Fino all'età scolare sapeva solo pocheggiare e così tutti gli sport ha provato a praticare, ma nessuno di questi è riuscito a primeggiare. Beh, è vero. Pattinaggio, sei mica andato alla Gaiga, lui era. Era. Bevi! Il primo anno. Puta! No, ti ho visto, dai, ti vedi. Dopo ho scoperto che ha fatto una lezione o due. Alla Gaiga, lui era un centrone, al contrario del suo compagnone, che poi nell'Italia divenne campione. Non nego. Alle sue ormo. Sei fermo! È biologico! Dalle due ruote rimaste si è sempre appassionato, ma passò la modalità motorizzato. Tra le linee e curvoni volevi buttare giù anche i bastioni. Una sera d'estate il tuo ciao arancione volevi avviare, ma cadendo nei lavori in corso iniziaste a bestemmiare. Non è vero! Ma non è vero! Stai zitto! Il ritorno dell'epestrino si portarono in un'ambulanza. No. Ebbe portare in un'ambulanza e le curve di Bosco di lui non ebbe molta creanza. Le volte motorine di sorella di cinematrato e passando quattro ruote non si è mai migliorato. Stai mangiando anche te? Ma io è vero, non, bene, non si capisce niente. Ma è sbagliato, Dama, sbagliato! Ma non ho capito, non ho capito. La donna di strada mi sono sempre piaciute e col furgone una sera le ha conosciute. Bianco nero non fa differenza. Mangia il secondo biscottino! Ma mastica! Mastica! Dai, la spieghiamo questa però. Dai, spiega la mia. Papà, spieghiamo? Spiega pure, tanto. Aspetta, una cazzata. E tu che devi spiegare? Dopo ti do l'ultimo, perché c'è un poliziotto spagnolo, c'era no, 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 ma spiega bene. Avanti! Anche io qua ho il vino, eh. È natura. È Bordeaux, dito. Ma no, è sugo. Dai, la pianta scavessa. Alla gamba. Dove sei arrivato? Le pompe sono un grande seminatore, ma del benzinaio ha fatto un errore. È uno da gasolio. Il gasolio e benzina è trasformato. Beh, il vizio di far danni agli altri si è allargato. Dal barella una Mercedes si è buttato. Ma gli esercizi di postura integrative devi migliorare affinché Fabio non ti debba più salvare. Spiega! Spiega! Questa roba qua. Hai bene! Gli esercizi! Spiega i tuoi amici di crema, cosa fai? Allora, praticamente eravamo. Bellissimi! Eravamo bene in Acusso, stavamo guardando la gente che girava sul go-kart. E praticamente mi sono spostato un attimo. Fatalità. Come si sta muovendo? Soprattutto fatalità. Fatalità. Beh, parte che questo qua mi sta venendo a Bordeaux. Comunque. Fatalità. Allora c'avevo una ragazza davanti e mi ero in posizione. Appoggiata al muretto del bene. E tu cosa facevi? E io ero in posizione di relax totale. Cioè? Finché non si è avvicinato il suo ragazzo e ha detto: ma cosa stai facendo, gli esercizi? E io ho detto no. E c'era Fabio che non portava via, tornavi a casa con. Ma questo si tratta di quando avevamo 18 anni più o meno. Ah. Mamma mia gamba! Ok,
Dai, Davide. Un attimo. Andai a importunare le ragazze, non ti sei limitato la pivola per fare la bambina è pedinato. Per fargli il supresone. Oh! È comprato il permeabiladone. Non ti è servito a mostrare il tuo zucco. Sta fermo. Sì, leso. Fidati. Va bene, capisci. Io mai fatto niente, mi sono dimenticato io. No, con le ragazze, bisogna dirlo, non sei mai stato fortunato. Tutte quelle che hai presentato, il cazzo non. Non ti hanno saporato, non è vero. Non è vero. Come no? No, dei tuoi segreti, come al solito non sai tacere. E alla ragazza, oltre anche il tuo dolce nettare è fatto bere. Neanche il tempo di prendere e tirarla e mettere a confronto. A carponi. Da verso l'alto, però. Verso l'alto, ma. Ma fai un bubino lì nel nylon e via. Le donne ti hanno sempre fatto impazzire, che neanche il mondiale ti ha fatto seguire. Sulle panchine del castello di Soave sei andato a masterizzare, ma solo nel muro del castello sei riuscito ad inventare. L'altro anno papà Roberto non è caduto, per un pelo inverifiabile non è caduto, per le condizioni di madre è sopraggiunto.